Benvenuti, buongiorno a questo nuovo giorno, e benvenuta a te Marianna, benvenuti ai nostri amici che quest'oggi sono collegati con noi. Grazie a Dio per questa nuova opportunità, per questa nuova possibilità. Dio è buono e ci concede ancora un altro nuovo giorno di vita nel quale potremmo godere della sua presenza e ascoltare la sua parola, ricevere da lui le indicazioni per proseguire il nostro cammino cristiano. E sì, avete sentito proprio bene, perché quello cristiano è un cammino, perché stare fermi, piantati sempre sullo stesso punto, non è affatto la caratteristica di coloro che seguono il Signore. Noi siamo anche stare fermi pensando di avanzare, no? È vero. Sai che cosa mi viene in mente? Mi viene la cicletta. Ci sono i cristiani che stanno sempre sulle ciclette, che praticamente si agitano, però in realtà non arrivano mai da nessuna parte. È vero, quelle convinzioni. Quindi noi vogliamo anche piccoli passi, andare sempre avanti, che il nostro cammino è verso una meta. Alleluia. Noi ne camminiamo tanto per camminare, no? Quindi il nostro cammino... Non girovaghiamo. Non siamo vagabondi. Abbiamo una meta da raggiungere. Anche se la nostra cittadinanza è del cielo, noi siamo cittadini del cielo, i credenti, i cristiani sono cittadini del cielo, quindi come da perfetti cittadini di una città diversa da quella nella quale stiamo vivendo, noi ci comportiamo sempre con grande, come dire, distacco, ma allo stesso tempo viviamo il tempo e il posto dove Dio ci ha messo, ma con il distacco dovuto a chi appartiene sostanzialmente ad un'altra nazione, ad un'altra meta. Noi siamo cittadini del cielo, in alcuni casi Dio ci istituisce ambasciatori, dobbiamo proprio portare da ambasciatori il messaggio di questo regno al quale noi apparteniamo, da credenti. Vedete quante analogie escono fuori parlando? Ebbene, è proprio questo quello che il Signore vuole dalla nostra vita, che comprendiamo di non legarci alle cose materiali di questa terra, perché non ci appartengono. La rinuncia e il valore della rinuncia è un qualcosa che è appartenuto innanzitutto a Gesù Cristo. In Filippesi leggiamo infatti che lui ha addirittura lasciato la gloria del cielo, alleluia, per umiliarsi e avvicinarsi a noi facendosi uomo e morendo per noi. Che grande esempio di umiltà e di valore della rinuncia, un valore a cui siamo chiamati. Ieri c'era una persona che ci scriveva e chiedeva con disperata di pregare per lei, perché si sente perseguitata. Agganciandomi a quello che stavi dicendo del cammino, che noi non facciamo parte di questa terra, ma noi siamo cittadini del regno, anche questo può capitare, che ti senti perseguitato o addirittura estraneo. Sì. A volte ci sono degli ambienti dove tu ti senti realmente estraneo. Quindi voglio incoraggiare questa persona che ieri chiedeva preghiera, che diceva mi sento continuamente perseguitata, è un problema. Lei parlava di un rapporto difficile con la madre, chiede, e diceva è veramente difficile, perché io devo gestire i suoi malessi, i suoi malumori, e mi viene sempre contro. Purtroppo, è vero, ne accettiamo il Signore nella nostra vita, è vero, il Signore ci salva, ci rende felici, ci benedice, però è anche vero che non saremo privati delle tribolazioni, ma fatevi animo, dice il Signore. Certo. Quindi noi anche in queste tribolazioni vogliamo vedere la mano del Signore che è su di noi, ci aiuta ad affrontare, ci dà l'intelligenza di gestirle in un modo diverso. Magari prima, senza il Signore, questa sorella, questa nostra amica, avrebbe ripagato la madre con la stessa moneta, no? Tu fai del male a me, io faccio del male a te. Tante volte è giusto che il giusto tace, come dice la Bibbia, nei tempi malvagi il giusto tace. È un consiglio che do magari a chi si trova in un momento particolare come questa nostra amica: se non sai cosa dire, lascia che lo Spirito Santo faccia per te. Tante volte anche cercare di difendersi aggrava la situazione, perché sembra quasi che noi vogliamo giustificarci, poi in realtà è Dio che ci giustifica e ci difende. La sua fedeltà si rinnova ogni mattina, quindi anche stamattina la fedeltà di Dio si rinnova per me e per te. Quindi anche oggi vogliamo affidare i nostri affanni a Lui. Alleluia, anche oggi vogliamo dire: Signore, oggi non so cosa accadrà, sicuramente Tu mi benedirai, mi parlerai. Alleluia. Ma ci saranno anche delle cose da affrontare, dammi l'intelligenza di affrontarle nel modo giusto. Amen. E pertanto vogliamo subito pregare il Signore, ringraziarlo e affidarci a Lui. Amen. Grazie Signore per questo nuovo giorno, grazie per quanto ci concedi di vivere
alla tua presenza, Signore, certo, non mancano le tribolazioni, le prove, non mancano gli attacchi, non mancano le strategie del nemico, non mancano le calunnie, non mancano le violenze verbali, non mancheranno mai perché il nemico non sta con le mani in mano quando noi decidiamo di fare la tua volontà, ma Padre in te noi abbiamo già vinto, alleluia. E con questa vittoria, con questa certezza, con questa speranza sparsa nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo, noi ti invochiamo e ti innalziamo perché sei il meraviglioso, il tre volte santo, il nostro Padre eterno, alleluia, il consolatore per eccellenza, colui che ci incoraggia e ci sostiene nei momenti di difficoltà, affinché non possiamo mai fermare il nostro passo cristiano. Guardare al tuo figliolo Gesù, questo è il comando che ci dai e noi vogliamo continuare a farlo nella giornata di oggi. Grazie per questa diretta e per tutti i nostri amici che ci stanno seguendo. Grazie per ognuno di loro, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Alleluia. Amen, amen. Gloria a Dio. Alleluia. Bene, passiamo subito alla lettura del nostro verso. Il verso che ci propone oggi il calendario è scritto in Isaia 8:20. Alla legge, alla testimonianza, se il popolo non parla così, non vi sarà per lui alcuna aurora. Letto così, non ci dice quasi nulla questo verso. Magari io vi consiglio sempre di leggere tutto il capitolo, qui parla del giudizio che Dio ha rivolto verso il suo popolo, i quali che facevano? Invocavano gli spiriti dei morti, invocavano i cartomanti, andavano nei momenti di tribolazione, anziché rivolgersi a Dio e chiedere a Dio le istruzioni, l'illuminazione, che cosa faceva? Queste pratiche abominevoli, nonostante la legge mosaica proibiva, loro che facevano? Continuavano a consultare i maghi. E Michele, quante volte anche noi vediamo in questo tempo attuale, no? Da Covid, malattie, gli uomini hanno la tendenza a cercare più le risposte in persone in pratiche come questa, no? La magia, si rivolgono alla magia, oppure la necromanzia, oppure semplicemente a leggere l'oroscopo. Guardate che non sottovalutate leggere l'oroscopo. Perché sembra una cosa da poco, però in realtà è piano piano, ne apriamo quello spiffero di porta che poi diventerà un portone aperto a queste pratiche abominevoli. Qua parla di un popolo che deve consultare invece la legge e la testimonianza, quindi che cosa vuol dire? La parola di Dio, noi dobbiamo consultare la parola di Dio, dobbiamo cercare il Signore con tutto il cuore e da essa ricavarne le risposte e le soluzioni per i nostri problemi. E noi vedremo l'aurora, vedremo che significa, che nel momento più buio della nostra vita per noi spunterà la luce, la soluzione, l'intervento di Dio. Questo è quello che il Signore chiede al suo popolo. Alleluia. Quindi se c'è qualcuno che magari... anche in semplicità, pensando, vabbè, un gioco, sai, tante volte noi sottovalutiamo le associazioni del nemico che chiama le pratiche, queste pratiche abominevoli, le chiama giochi. Siamo attenti perché i giochi non sono, diciamo, possiamo anche dire stiamo giocando con il fuoco nel momento in cui noi chiamiamo queste pratiche gioco, quindi che così non sia, anzi se anche vedete i vostri ragazzi che giocano, venne un periodo un po' di anni fa che i ragazzi giocavano con questa matita, ti ricordi la matita? Certo, nelle classi scuola. Queste cose così, si muove la matita, si muove il bicchiere, si muove... Avvisate i vostri figli che con queste cose non si scherza, meglio mantenersi lontano perché così facendo si aprono degli spiragli a male. Abbiamo ascoltato anche la testimonianza di Antonella Perrino, la quale raccontò di queste pratiche ingannevoli e deleterie per la vita dell'uomo. Oh Signore, io vorrei leggere dal versetto 12 perché è necessario far comprendere il contesto. Sì. Siccome spesso mi chiami a spiegare il contesto, io non posso farlo in modo migliore se non leggendo proprio dal versetto 12, dove è scritto: non chiamate congiura tutto ciò che questo popolo chiama congiura e non temete tutto ciò che esso teme, non vi spaventate. Santificate il Signore degli eserciti, sia Lui quello per cui provate timore e paura. Egli sarà un santuario, ma anche una pietra d'intoppo, un sacco di inciampo per le due case di Israele, un laccio e una rete per gli abitanti di Gerusalemme. Molti di loro inciamperanno, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel laccio e saranno presi.
chiudi questa testimonianza, sigilla questa legge tra i miei discepoli. Io aspetto il Signore che nasconde la sua faccia alla casa di Giacobbe e in lui ripongo la mia speranza. Eccomi con i figli che il Signore mi ha dati. Noi siamo dei segni e dei presagi in Israele da parte del Signore degli eserciti che abita sul monte Sion. Se vi si dice consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano, rispondete un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi? Piuttosto alla legge, alla testimonianza. Ecco a cosa si rivolgerà il suo popolo. Se il popolo non parla in questo modo, non vi sarà per lui nessuna aurora. Ecco, sostituire l'invocazione dei padri, dei morti, delle pratiche che non appartengono all'invocazione dello Spirito Santo di Dio, ecco, questo è un grave rischio. Molte volte noi ci ritroviamo anche dinanzi, inconsapevolmente, come diceva prima la sorella Marianna, di fronte ad una situazione palese di compromesso spirituale. E poi ci domandiamo perché ci sono malattie, perché ci sono strane possessioni, strani avvenimenti nella vita degli uomini. Sono nella realtà pazzie. È vero, a volte ci sono delle pazzie, esatto, manifestate anche come tali, proprio molte di esse non sono considerabili in modo diverso se non in possessioni o influenze demoniache. Quante famiglie sono sfasciate proprio a causa di menti pazze che praticamente possiamo solo attribuire alla possessione, all'influenza del nemico. Chissà in quale occasione è entrato nella vita, forse di persone anche semplici che non hanno mai badato, oppure anche persone che sono molto concentrate sul materialismo, sul Dio del materialismo. Per esempio ci sono anche delle correnti politiche in alcune zone geografiche dove esercitano un'influenza sui pensieri delle persone. Anche quella è una forte forma di influenza demoniaca che poi compromette in alcuni casi anche il modo di pensare di alcune chiese che geograficamente trovano lì. Beh. E allora oggi c'è un richiamo molto molto chiaro da parte del Signore. Vuoi per caso continuare a vivere secondo le indicazioni del posto in cui vivi? Oppure vuoi continuare a consultare, come fanno tutti quanti nella tua famiglia, vuoi continuare a consultare negromanti, oroscopo, oppure invocare i tuoi parenti morti nel tuo intimo e chiedere nel tuo intimo un consiglio, piuttosto che pregare Dio, colui che ti ha salvato? Non sei tu una figlia o un figlio di Dio? Non devi forse a Lui rivolgere il tuo grido? Non devi forse a Lui fare riferimento nei tuoi momenti difficili? Infatti è quella legge, è quella testimonianza. Alleluia. Che cos'è la legge e la testimonianza? È la Bibbia, la parola di Dio, l'esperienza che tu fai, l'esperienza che in te produce speranza, quella speranza viva. La testimonianza, alleluia, è tutto quello che noi abbiamo visto, la gloria, alleluia, di Dio manifestata, no? Amen. Tutto quello che noi possiamo raccontare di aver visto. Sai, Michele, mi ha colpito anche il verso 12 che tu hai detto, molto bello, perché dice non chiamate congiura, tutto quello che questo popolo chiama congiura, proprio per dire non state a perdere tempo a chiamare congiura, ovvero peccato, errore, tutto quello che questo popolo chiama, è una perdita di tempo. Noi dobbiamo attenerci alla parola di Dio, altrimenti noi perdiamo tempo. Ieri facevo l'esempio delle freccette, poi ridevo da sola, pensavo. Però in realtà è così, noi non dobbiamo perdere tempo a chiamare congiura quello che non è congiura. Vogliamo attenerci alla parola di Dio, a predicare la parola di Dio, a vedere cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare. Canalizzare le nostre forze, sì, nel verso giusto. Quindi se noi vediamo che qualcuno bisbiglia, qua parla anche di oltre a... Dove sta? Dove dice? Dice un popolo che deve forse consultare su Dio. Al 19 probabilmente. Se dice consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano. Quindi chi sono quelli che sussurrano e bisbigliano? Non soltanto quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, ma anche quelli che vanno a parlare per capire cosa succede, dove. Quindi
sussurrano e bisbigliano questo chiacchierare che ci fa perdere tempo, che danneggia gli altri, danneggia noi stessi. Vogliamo dire, Signore, aiutaci realmente. No? Sapete che la manipolazione, Michele, viene da proprio uno spirito, è uno spirito. Chi è manipolatrice o manipolatore è proprio sedotto da uno spirito maligno, è mosso da uno spirito maligno. Sì. Quindi noi dobbiamo stare attenti anche a quelli che vogliono in qualche modo manipolarci con i bisbigli, no? Cioè, detto non detto, ti racconto una cosa, però non dire che te l'ho detta io, mi raccomando. Le insinuazioni, la calunnia che tu prima facevi, sì. La maldicenza. Signore, liberaci da queste cose. Sono maestre, maestri. Questo è un modo di manipolare le persone, quelli che vogliono far del male a una persona, però in realtà non lo fanno sfrontatamente, usando invece altri intorno a loro. È veramente qualcosa di terribile, diabolico. E questo è il Signore, davanti agli occhi del Signore è un qualcosa di molto grave. Quindi dobbiamo stare attenti e vogliamo allontanarci da ogni pratica Alleluia. Che danneggia i figli di Dio. Altrimenti poi dopo, giustamente, non possiamo dire perché il Signore non mi risponde, perché il Signore non mi fa vedere l'aurora, perché non spunta nel giorno per me. Diciamo che alla base di tutto questo discorso sta il fatto che noi spesso pensiamo di conoscere Dio, ma nella realtà non lo conosciamo abbastanza. È vero. Quindi crediamo di vivere sempre in una conoscenza di Dio, fregiandoci anche davanti agli altri di conoscerlo appieno, poi alla fine ci rendiamo conto che questo Dio che decantiamo non è altro che il nostro io, la nostra immagine di Dio, il Dio che dice quello che noi diciamo, il Dio che fa quello che noi facciamo. Abilità, e me l'ha fatto sentire, me l'ha fatto dire, me l'ha fatto e poi succedono guai tremendi. Nella realtà noi siamo sempre costantemente messi dinanzi ai nostri limiti e quando dimentichiamo i nostri limiti, credo umilmente che sia così, quando dimentichiamo i nostri limiti e cominciamo ad avvalerci di una sorta di superpoteri, poi ci rendiamo conto che ci scontriamo di fronte a questo sacco di inciampo su cui proprio anche Israele ha dovuto inciampare per rendersi conto della gravità della sua condizione. La condizione nella quale ti trovi non è sconosciuta a Dio. È necessario che tu oggi prenda la situazione sotto controllo della tua vita perché c'è bisogno che Dio intervenga in modo potente. Fermati dai tuoi nefasti piani, perché oppure probabilmente stai pensando che i tuoi piani possano essere giusti perché sono attuati con l'intelligenza, con la strategia, ma nella realtà stai solamente rovinando te stesso, te stessa, perché dinanzi non c'hai altro che una strada fatta di tenebre. Successivamente poi, leggendo questo versetto, è chiaro che si legge proprio che chi continua in queste cose scellerate è destinato a vivere nelle tenebre più fitte. Ma noi, avvalendoci proprio del versetto 20 di questo capitolo 8, vogliamo vedere l'aurora. Alleluia. La nostra aurora è il ritorno di Gesù Cristo. Alleluia. Io lo voglio vedere faccia a faccia. Amen. Io ho bisogno proprio di incontrarlo, di vederlo, lo desidero, lo bramo, non vedo l'ora che lui torni, perché le sofferenze sono tante. E ci rendiamo conto che le battaglie, i sacrifici sono costanti e proprio affinché le nostre vite vengano formate e dinanzi possiamo avere sempre spiccato il riconoscimento dei nostri limiti di fronte all'eccellenza, al Dio per eccellenza, al meraviglioso tre volte santo, il nostro Dio onnipotente, il Santo, alleluia. Io voglio vedere il Santo negli occhi, lo voglio vedere, voglio guardare il mio Gesù, quel Gesù che forse in questi giorni vedremo molti contenuti rappresentati nei film, nelle scene, di questo Gesù che guardava negli occhi le donne, i bambini, i malati, sfrontava con quegli stessi occhi i sentimenti
più reconditi dei cuori dei farisei, guardava negli occhi i farisei con gli stessi occhi con i quali ha creato il mondo. Alleluia, lui è capace di scrutare la tua vita. A lui non niente è nascosto, lui vuole vederti, e quello sguardo, da uno sguardo di analisi, vuole diventare uno sguardo di salvezza. Soltanto se tu in questo momento riconosci i tuoi limiti, metti da parte le tue strategie e afferri il Signore Gesù, abbraccialo come farebbe quella pecora smarrita che vede finalmente il proprio pastore. E in conclusione, lo faremo alle ore 12, parleremo proprio della mensa che egli apparecchia dinanzi ai nostri nemici. Non vuoi aspetta vincere. Che se ne vanno i nemici, eh? È vero. Lo fa mentre sono ancora presenti, mentre ancora c'è gente che fa battaglia contro di noi, mentre ancora c'è gente che viene contro noi, mentre ancora c'è gente che invidia, mentre ancora c'è gente che ti fa del male. Dio che cosa fa? Apparecchia la mensa davanti ai nemici. Alleluia. E voglio agganciarmi a quello che dicevi, Michele, per quanto riguarda le festività, questi giorni che giorni passano, quindi ci stiamo avvicinando al Natale. Alleluia. Io sento da parte del Signore di dirlo questo. Mm-hmm. Mi veniva in mente Paolo quando passeggiando Ad Atene vedeva tutti gli idoli, no? Mm-hmm. Erano veramente tanti. A un certo punto c'era un altare dove c'era su scritto al Dio sconosciuto. Loro avevano così timore di offendere qualche divinità che addirittura eressero un altare a un Dio che non conosciamo. Non si può mai sapere che offendiamo qualcuno. Questa era la loro idea. Strategia di Paolo. Che cosa fa Paolo? Non si mette a scrivere un post su Facebook, questi qua, questi ateniesi, si fanno gli idoli, perite, andrete tutto all'inferno, no? Pretestuoso anche lui, ma un altro modo però. Lui che cosa fa? Questo Dio che voi non conoscete, ve l'annuncio io, vi dico io chi è questo Dio, e comincia a parlare ad annunciare la buona novella. Gloria a nome del Signore. Oggi noi abbiamo tante opportunità. Quando ci imbattiamo in qualcuno che magari festeggia, senza sapere cosa festeggia, non dobbiamo discutere. Alleluia. Non dobbiamo fare polemiche. Questo Gesù che tu oggi stai festeggiando, ti posso parlare di questo Gesù, di perché è morto e di perché è nato? Alleluia. Ti voglio parlare dello scopo della nascita di Gesù. Cogliamo ogni occasione con amore, la nostra mansuetudine sia nota a tutti, senza fare polemiche, senza fare dispute, ma vogliamo cogliere ogni minima occasione per parlare di Gesù. Quindi noi vediamo che festeggiano questo Gesù che tu stai festeggiando, ma non sai nemmeno perché festeggi, ti parlerò di lui. E cogliamo ogni occasione, anche in famiglia. E se ti capita che qualcuno magari vuole stare con te in questi giorni di festa, non devi dimostrare niente a nessuno. Devi proclamare l'Evangelo. Il Signore dice in ogni tempo, cogliete ogni occasione, in tempo e fuori di tempo. Ogni occasione è buona per predicare la parola di Dio. E non chiamiamo congiura quello che questo popolo chiama congiura, non ci vogliamo affiancare a persone che fanno polemiche, e dibattiti e litigi e perdiamo il focus. Noi vogliamo mantenere l'attenzione sulla croce, quindi vogliamo proclamare ogni giorno che Gesù Cristo si è nato, che Gesù Cristo si è morto, ma soprattutto che Gesù Cristo è risorto. Amen. E vive nei nostri cuori. Questo deve essere il nostro obiettivo. Ma poi lo stesso Paolo dice una cosa in un famoso e combattuto capitolo di Corinzi, nel quale parla poi del velo, famoso versetto e passo, alla fine di questo concetto dice: noi non siamo litigiosi, esatto, poi ognuno insomma prenda la sua decisione, ma le chiese non sono litigiose. Dice anche per uno un giorno vale più dell'altro. Sì, lo stesso Paolo che citavi ad Atene. Lo stesso Paolo che dice per me un giorno ha più valore di un altro. Per me, quindi non fate inquisizioni di cose inutili, non mettetevi a discutere di cose inutili. Per uno è importante mangiare di tutto, per l'altro non è importante mangiare di tutto. Non è quello che entra nel corpo che rende impuro il corpo, ma è quello che esce dal cuore che lo rende impuro. Quindi che cosa dobbiamo preoccupare? Se mangio o non mangio questa pietanza? Se mangio di tutto o non mangio di tutto? L'Apostolo Paolo voleva dire: non vi preoccupate di questo, preoccupatevi piuttosto cosa esce dalla vostra bocca. Calunnia, maldicenza, bugia, cattiveria. Infatti queste sono le caratteristiche che evidenza. Io sto proprio leggendo il 1 Corinzi 11, versetto 16, dove dice Paolo: se poi a qualcuno piace essere litigiosi, quindi lui considera anche... Noi non lo siamo fare così, dice. Considera anche che a qualcuno che sta leggendo sia affezionato alla pratica del litigio. Quindi fate voi i conti. Se poi a qualcuno piace essere litigioso, noi non abbiamo tale abitudine. Esatto. E neppure le chiese di Dio. Quindi
si fa rappresentante delle chiese di Dio, perché lui grazie, è l'apostolo fondatore di molte di esse. Ma grazie sia resa a Dio, perché questa mattina vogliamo trarre un grande insegnamento dalla sua parola. Quindi restiamo concentrati sull'obiettivo nostro, che è quello di parlare del nostro Signore Gesù Cristo ai nostri amici e parenti, che in questo periodo probabilmente rivediamo dopo un anno intero, quindi approfittiamo e concentriamoci alla legge e alla testimonianza, perché attraverso, se il mio popolo non parla così, ecco, questo è il modo in cui dobbiamo parlare, se il mio popolo non parla così, non vi sarà per lui alcuna aurora. Quindi è il caso di tarare il nostro comportamento e metterlo in linea con la luce e con la parola di Dio. Alleluia. Alleluia, gloria a Dio. Abbiamo parlato tanto. Ricca introduzione di questa puntata, e credo sia proprio arrivato il momento di fermarci. Sì. Col nostro momento della meditazione. Potete intanto scriverci le vostre richieste di preghiera qui a questo numero, perché le leggeremo, sicuramente faremo cenno tra poco quando pregheremo, ma le leggeremo anche nella parte successiva alla nostra diretta. Ma voglio darvi gli appuntamenti molto velocemente. Come sappiamo, alle ore 10:30, tra qualche minuto, c'è la voce del pastore col pastore Cataldo Petrone, poi alle ore 12 abbiamo Review. Come già ho accennato velocemente, parleremo proprio, stiamo seguendo questa serie sul Salmo 23, oggi parleremo proprio di questa mensa apparecchiata, di quest'olio, di questa coppa traboccante, il mio cuore sia traboccante sempre. Alleluia. Alla presenza del Signore, lo faremo grazie alla meditazione e all'approfondimento del pastore Ubaldo Braida. Poi alle ore 18 avremo una diretta col pastore Emanuele Arienzo con il programma Le Armi della Luce, e alle ore 19:30 avremo ancora un'altra riunione con vari pastori collegati, i quali ci mediteranno insieme al pastore Cataldo Petrone la parola di Dio e ci consentiranno ancora di avere altri spunti di edificazione. Ricordiamo però che tutta quanta la programmazione di Parole di Vita è volta alla nostra edificazione, quindi ogni contenuto, queste sono le dirette, ma tutti gli altri contenuti che vedrete anche in replica e anche puntate registrate sono messe lì dallo Spirito Santo affinché ognuno di noi possa ricevere una buona porzione di crescita della parola di Dio, attraverso la parola di Dio. Gloria a Dio. Quindi ora non ci resta che pregare. Pregare, sì. Vogliamo mettere davanti al Signore tutte, ci sono alcune richieste, una in particolare, c'è un fratello che chiede preghiera per la moglie, per la sterilità, ma ce ne sono tante altre, Michele, ci sono tanti che hanno questo dolore nel cuore. I figli sono una benedizione di Dio. Alleluia. E chi non vuole essere benedetto? Chi non vuole ricevere questo privilegio di avere dei figli? Ovviamente ci sono anche quelli che hanno un sentimento nobile, come parlavamo ieri, no? Dell'adozione. Sì, meraviglioso. Ci sono anche quelli che stanno pregando affinché il Signore conceda loro la possibilità di adottare un bambino. Meraviglioso. Quindi dobbiamo pregare sia per l'uno, cosa che per può l'altro. Accadere sia in caso di sterilità, ma anche no, quando Dio ti chiama a farlo. Parlavamo che si scelgono volontariamente. Esatto, di scegliere volontariamente l'adozione, perché era un gesto nobile. Sì. Quindi vogliamo pregare per tutte Alleluia. Queste coppie che stanno desiderando di avere un bambino. Alleluia, amen. E il Signore sa come fare. Il Signore Gloria sicuramente vi benedirà in Alleluia. Un modo straordinario, amen. E allo stesso tempo vi vuole invitare: dopo non ti dimenticare di me, onorami e servimi. E non solo, Michele, voglio pregare per tutte quelle donne che sono sole, e affinché il Signore faccia nascere nel loro cuore il desiderio di diventare le bali della Chiesa. Abbiamo bisogno di madri spirituali. Amen. Che hanno un occhio attento, anziché donne. Noi abbiamo una grande potenzialità, lasciatemi parlare proprio alle donne, perché io sono della categoria, quindi noi abbiamo una grande potenzialità. Noi possiamo incoraggiare le altre donne e possiamo essere delle mamme per quelli che non hanno famiglia in Chiesa. Ci sono tanti ragazzi e ragazze, ma anche uomini e donne che non hanno familiari convertiti, che si sentono talvolta soli. Noi abbiamo Alleluia. Una sensibilità particolare che il Signore ci ha donato, quindi la vogliamo mettere al suo servizio. Vogliamo chiedere allo Spirito Santo: Signore, io mi rendo disponibile, io metto nelle tue mani la mia vita, usati di me. Facciamo in modo che la nostra capacità non sia usata per le cose sbagliate,
Vogliamo invece usare le nostre capacità, la nostra intelligenza, il nostro istinto materno per cose buone. Alleluia. Quindi li vogliamo mettere davanti a quelli a Dio. Che sono soli, Dio, Dio dà una famiglia. Una famiglia. Bellissimo. Libera questo i prigionieri e dà loro prosperità. Solo i ribelli risiedono in terra arida. Quindi se sei una donna sola, se sei un uomo solo, Dio vuole darti una famiglia e attraverso la famiglia di Dio, la Chiesa, quindi entra in connessione, scopri il tuo ruolo, accogli la chiamata, prendi tra le mani la missione, c'è qualcosa di veramente molto grande che Dio può fare soltanto attraverso di te, non sottovalutarlo. Alleluia. Gloria a Dio. Poi continuiamo a pregare invece per chi ha delle malattie fisiche. Amen. Veramente triste per alcuni che non possono stare insieme alla famiglia perché sono allettati, sì, hanno dei problemi fisici. Vogliamo pregare che il Signore li tocchi affinché loro possano glorificare Dio, affinché la malattia non sia né a morte né per la sofferenza, ma per la gloria di Dio. Alleluia. Vogliamo mettere davanti a Dio le nostre famiglie intere, i nostri figli, amen, che il Signore li preservi dal male e dalle seduzioni del mondo. Vero. Mm? Amen. Gloria a Dio. Grazie, Signore. Oh, Signore, noi ti ringraziamo, amen, ti benediciamo, ti glorifichiamo, Signore, noi, alleluia, ti innalziamo, noi siamo veramente felici, Signore, di appartenere a te, l'unico vero Dio. Grazie perché noi ti possiamo chiamare Padre, grazie perché noi possiamo, grazie, accostarci a te ogni giorno della nostra vita, Signore, noi ti preghiamo di farci degni, Signore, di questa chiamata, di onorare, Signore, la tua chiamata. Alleluia. Signore, fa che noi possiamo desiderare con tutto il cuore di fare la tua volontà. Alleluia. Noi ti diamo tutta la gloria e tutto l'onore, Signore. Noi vogliamo servirti con tutto noi stessi, vogliamo offrire la nostra vita a te. Amen. Padre, ancora veniamo a te, ti chiediamo ogni grazia nel nome di Gesù, Padre. Ti chiediamo di intervenire in un modo meraviglioso. Ci sono, amen, tanti tuoi figli che stanno gridando in questo momento. Un intervento da parte tua, nel Padre, nome di Gesù, Padre, tocca ogni, grazie, cuore, Padre. Signore, alleluia, benedici ogni coppia che non ha figli, amen, Signore, benedici, alleluia, in un modo meraviglioso, oh, fa che veramente possano in questa casa gioire in te, rallegrarsi in te e raccontare le opere potenti che tu soltanto sai fare. Tu sei un Dio che non manca mai di meravigliare i tuoi figli. Ti chiediamo, grazie, ancora in questo, Signore, momento di intervenire, alleluia, in un modo potente nel nome di Gesù. Oh, e ancora, Padre, ti chiediamo ancora delle nascite spirituali, Signore, fa che le chiese possano partorire dei figli, amen, che possano, amen, partorire dei ministeri, Signore, amen, forse veramente si è abbattuta questa piaga della sterilità spirituale nelle chiese, oh, nel nome di Gesù, Padre, ti chiediamo di guarire innanzitutto, oh, i sentimenti, Gesù, di guarire le intenzioni, che nessuno, Signore, si dia da fare per il proprio regno, ma per l'avanzamento del tuo regno. Oh, sì. Vogliamo mettere, Signore, da parte ogni disputa, ogni contesa, amen, vogliamo unirci l'uno all'altro, Signore, dall'amore che abbiamo l'uno per l'altro ci riconosceranno come figli tuoi, e tu stesso, Signore, vedendo l'unione che abbiamo l'uno con l'altro, ci benedice e ci ungi. Amen. E noi ti chiediamo ancora, Padre, di intervenire in un modo straordinario, amen, affinché la gente possa riconoscere che su di noi, Signore, c'è una presenza particolare, una guida e una luce particolare. Signore, noi non vogliamo andare a confidare negli uomini, non vogliamo confidare in queste pratiche, Signore, chissà quante persone sono legate perché leggono oroscopi oppure consultano la cartomanzia, Signore, oh, la magia nera, nel nome di Gesù, Padre, amen, anche alleluia, se qualcuno li ha ingannati facendogli credere che è magia bianca, nel nome di Gesù apri loro gli occhi e dagli ora conferma che quelle pratiche sono abominevoli davanti ai tuoi occhi. Ti chiediamo di intervenire, di spezzare ogni legame e di aprire ogni occhio, Signore, affinché, amen, possano vedere chiaramente. Signore, grazie perché tu intervieni, l'hai fatto nella nostra vita e ancora lo farai. Amen. Ti chiediamo, amen, di preservarci dal male, ti, amen, chiediamo di attirarci di più a te, Signore, di, amen, illuminare, alleluia, le nostre vite, alleluia, di mettere in noi il desiderio di andare avanti, il desiderio, amen, di fare di più per piacere a te. Aiutaci, Signore, ancora per quanto riguarda le malattie, Signore, quanti ce ne sono che hanno bisogno di un
tu tocco. Quante persone sono sofferenti, stanno piangendo, sono disperati. Forse qualcuno ha dato una sentenza, Signore, ma noi sappiamo che la nostra vita appartiene a te, che i nostri giorni sono tutti contati nelle tue mani. Aiutaci, Signore, anche ad apprezzare i giorni di vita che tu ci hai dato. Tante volte li sciupiamo così, inutilmente, Signore, a fare delle battaglie inutili. Fa che veramente ogni ora della nostra vita possa avere un valore per noi, la possiamo considerare come un dono prezioso. Non vogliamo sciupare tempo, Signore, vogliamo invece investire il nostro tempo per proclamare l'Evangelo. Ancora grazie per questi giorni che molti si uniranno, molte famiglie si rincontreranno dopo tempo. Fa che veramente nella bocca di ogni tuo figlio ci possa essere una parola che possa glorificare il tuo nome, che possa attirare anima a te. Fa che nelle bocche dei tuoi figli ci possano essere parole che dolci, miele, Signore, che venga direttamente da te. Signore, come troveranno una famiglia, Signore, se noi stessi non siamo una famiglia per loro? Come troveranno una famiglia quelli che sono soli, se noi stessi non abbiamo il sentimento di amarli, Signore? Come la troveranno se noi non l'accoglieremo, Signore? Metti in noi, Signore, il sentimento giusto, quello di essere le tue braccia, il tuo cuore, la tua bocca, le tue orecchie, Signore, i tuoi occhi, perché vogliamo far sì che il regno si avvicini attraverso di noi ai disperati, Signore. Quindi noi ti chiediamo di intervenire, di operare prima in noi, affinché, Signore, la grazia che abbonda in noi possa benedire anche gli altri. Grazie per quello che tu fai per noi, grazie per la tua assistenza, grazie per il tuo amore smisurato, Signore. Noi non possiamo calcolarlo, non possiamo immaginarlo, e non ci sono giustificazioni di perché tu ami dei figli così ribelli, ma noi ti ringraziamo, Signore, ti benediciamo, ti chiediamo, purifica ancora le nostre vite, accettaci così come siamo, Signore, ricevi, Signore, la nostra lode, ti chiediamo di benedire ogni ascoltatore, ogni persona che in questo momento ti sta invocando e sta chiedendo il tuo intervento, nel nome di Gesù, che sia amato e benedetto in eterno. Amen, amen. Gloria al nome del Signore, gloria a Dio, grazie. Vi ringraziamo per come avete seguito questo spazio in diretta. Siamo in diretta, e quindi in questo momento vi parliamo in diretta, e siamo felici perché abbiamo sentito la presenza del Signore che ha toccato questi problemi che abbiamo presentato al suo trono. Egli non è un Dio sordo, non è come questi idoli di paglia, di gesso, che hanno orecchie e non odono. Assolutamente no. Lui non solo ha le orecchie per udire, ma è colui che ha creato le mie e le tue di orecchie. Quindi chi meglio di lui conosce ogni piccolo dettaglio del nostro corpo? E che chi meglio di lui può intervenire nella tua malattia, nel tuo problema? Lui ha stabilito per te la sua benedizione, devi afferrarla, accettiamolo così come egli si presenta alla nostra vita. Noi vi ringraziamo, vi ricordiamo che è tempo di spedizione di calendario, oramai sono, stanno insomma terminando, ma stiamo ripartendo. Noi vi chiediamo subito di ordinare per... se avete bisogno di calendari, di ordinare subito le scorte, perché stiamo avendo anche problemi legati al periodo per le consegne, ma era una cosa anticipata abbondantemente anche dall'esperienza del fratello Cataldo, il quale diceva nelle scorse settimane: fate presto ad ordinare, perché nel periodo natalizio i corrieri vanno all'impazzata tra una consegna e l'altra. Noi lo sapevamo già, lo abbiamo anticipato, ma non è tardi, perché è ancora possibile farlo, quindi ordinate la vostra scatola, il vostro box di calendari, perché siete ancora in tempo. Intanto vi ringraziamo e vi diamo appuntamento, a Dio piacendo, a domani per una nuova diretta di Oggi Insieme, a Dio piacendo, alle 9:30. E in replica oggi alle 13:00. Pace. Dio benedica, pace.